Ciao a tutte ragazze! Allora, avevo un pochettino di tempo e ho detto perché non fare un video. Mi sono appena lavato i capelli, quindi non è che sono truccata al massimo. Sono anche le 7:30 di sera, però era, ecco, l'unico orario che stavo da sola e potevo girare un video. E ho pensato di fare, sto guardando il computer perché, vi faccio vedere, ho le domande del video tag e quindi guarderò appunto nel computer per vedere le domande. Ho deciso di fare questo video tag natalizio che mi è piaciuto tanto, l'ho visto sul canale di Libreria Infinita e mi sembra che è stato creato da "Il cielo è sempre più blu". Comunque nel video della Libreria Infinita c'è il link di chi l'ha creato. E mi piacevano 10 domande letterarie sul Natale. Lo facciamole perché anche perché il Natale è una delle festività che amo di più. Allora, prima domanda: ami il Natale? L'ho appena detto, sì, tanto. Io amo tutto ciò che è intorno al Natale, quindi decorazioni, atmosfera, proprio l'aria natalizia, il freddo, il fatto di andare pensando, anche perché io non sono un tipo che piace fare dei regali costosi, a me piace fare i regali originali. Io mi sfizio tantissimo con i figli dei miei cugini, perché io li chiamo i miei nipotini, e perché io mi sfizio con loro. L'anno scorso io ho fatto tante cose piccoline e belle, quest'anno ho deciso di fare, ho scaricato per ognuno di loro, sono 5, 5 storie diverse, quindi che ne so, la storia di come è nato Babbo Natale, le renne, come è nato il vischio, come è nato l'albero di Natale, tutte storie, leggende per ognuno di loro. Per ognuno di loro poi ho scelto delle filastrocche sul Natale, per ognuno di loro ho scelto una poesia che andrà poi a formare il bimbo. Per ognuno di loro ho scelto dei disegnini da dare, dei pensieri, e poi vorrò personalizzare tutti questi piccoli regalini con un pensiero proprio per ognuno di loro. Sai, io mi sfizio con le cose originali, a me piacciono le cose originali, e anche una semplice lettera per me per il Natale è importante. Seconda domanda, se no non la finiamo più. Fino a che età hai creduto a Babbo Natale? Fino alla terza elementare. Poi un bambino mi disse in classe: "Tu credi a Babbo Natale?" Tu sei no, un po' una scemmina perché Babbo Natale non esiste. Tornai a casa e beh, un po' come tutti quanti i bimbi che ci rimangono male, però da allora non è che ho smesso di credere nel Babbo Natale. Allora c'è stata una cosa in più, cioè nel senso ho acquisito una nuova visione del tutto, una visione dedita all'amore, dedita all'originalità, alla creatività, alla festività, allo stare insieme. Il libro più brutto che hai ricevuto per Natale, devo dire la verità, a Natale non ho ricevuto tanti libri, sto pensando, perciò mi sono bloccata. Libri non ne ho ricevuti, solo uno, che appunto menziono nella domanda successiva, perché dice: "Il libro più bello che hai ricevuto per Natale". Non ci azzecca nulla con il Natale, però allora mi piaceva sia il film che è stato fatto 3 metri sopra il cielo. Sì, l'ho ricevuto a Natale, mi è piaciuto all'epoca. Se lo vedo adesso, sì, è una storia carina, però non ho la stessa felicità di quando l'avevo prima, anche perché
avevo immaginato tutto un altro tipo di storia. Poi, quinta domanda, qual è il libro che vorresti ricevere per Natale? Allora, ne parlavo con 72-79 Vale, se non erro, e dei vari libri di Natale. Aspettate che ce l'ho qui, perché mi sono, c'ho una lista di libri. Allora, si chiama, sempre sul Natale, un attimo. Il mio fantastico libro di Natale. E aspettate, cerco di aprire il PDF. Vi faccio vedere com'è la copertina. Ecco qui, questa è la copertina. Il telefono, scusate, ma non posso staccare perché ho problemi con la macchinetta e quindi non posso staccare. Comunque questo è il libro in questione. Il mio fantastico libro di Natale. Illustrazioni di Michael Grieco. Gribaudo, storie, canti, tradizioni, ricette e addobbi. Sì, è un tipo di libro che vorrei ricevere per Natale. Poi, ah, 6. Qual è il libro che non vorreste ricevere per Natale? Non vorrei ricevere per Natale tutti quei libri che hanno a che fare con altre determinate situazioni, per esempio, Le Streghe di Salem, perché lo vorrei ricevere per Halloween, oppure, ah, un altro libro che vorrei ricevere per Natale. Scusate se io faccio i voli. Cambio da domanda a domanda, che ho detto l'altro giorno a mio fratello che vorrei mi portasse. Si chiama La straordinaria invenzione di Hugo Cabret di Brian Selznick. L'ho visto da sempre da 72-79 Vale e mi sono innamorata. Ho visto il film. E sì, vorrei ricevere quello. Andiamo alla settima domanda. Qual è il film o libro che tratta il Natale che ami di più? Babbo Natale cerca, sì, con Whoopi Goldberg. Mamma ha perso l'aereo, sia il primo che il secondo. Fuga dal Natale. Il Grinch, molto carino. Poi sul Natale. Ce n'è una che purtroppo non ricordo il nome, che lo vidi quando ero piccola e praticamente si andava proprio al Polo Nord, alla casa di Babbo Natale. C'era praticamente tutta quanta non so come chiamare la piccola fabbrichetta con i vari elfi, che c'era proprio tutta la catena di tutti come si assemblavano i giocattoli, e fino a poi al regalo proprio finito. E questi sono i film che mi sono piaciuti di più. Poi, ottava, qual è il libro che vorresti regalare per Natale e a chi? Un libro che vorrei regalare per Natale, rivaggio di nuovo sui miei libri, perché non mi ricordo bene, è vorrei regalare il Sexy Club del Cioccolato. Mi è piaciuto tantissimo come libro. E giusto per farci due risate lo vorrei regalare al mio fidanzato, perché c'è questa storia un po' strana della protagonista. Non vi voglio svelare se voi non l'avete letto. Si chiama proprio Il Sexy Club del Cioccolato ed è carinissimo. Sono quattro ragazze. Basta, non vi dico più nulla, perché se no, se qualcuno lo vuole leggere, dopo è brutto. Nona, qual è il libro che vorresti riciclare come regalo? Intendiamo che non mi piace? Se intendiamo non mi piace,
Nel senso che non. Si chiama La strada che scende nell'ombra di Mazzucco Mazzullo, una ragazza, però non mi è piaciuto. È un fantasy. 10. In quale ambientazione letteraria vorresti vivere il Natale? Vorrei vivere al Polo Nord. Tutta la neve, la slitta di Babbo Natale, le renne, il freddo, il liquorino tipico per riscaldarci, e questa è la mia visione del Natale. Mi è divertito, cioè, mi sono divertita con queste domande, non le avevo preparate, quindi le ho fatte con voi, perché penso che alla fine è bello dire le cose così come vengono, così come, anche se sbagliamo l'italiano a volte, perché alla fine diamo sfogo ai nostri pensieri, così i pensieri sono contorti, non sono belli appunto messi in un ordine preciso. E niente, questo è il video. Vi mando un bacio e ci vediamo la prossima volta. Ciao!